Noi di cavalleria passiamo, se mi permettono, sia l'avvocato che l'amico Gianni, e passiamo subito la parola al presidente della Cosa Nostra, all'Anni di Grazie, professore, buonasera a tutti. Allora, siamo in un periodo di caldo vento, si dice, per tirare a Roma, e abbiamo un grosso obiettivo questa settimana. Allora, abbiamo nel ripartirci altri compiti, io parlerò dei quesiti sull'altro, mi portate giusto due cartellini, sono fate due cartellini calcistici, no? Giallo e rosso, voi essendo la moglie del calciatore, quindi sono molto familiari, infatti io sono a posto praticamente tutti il numero uno e quindi il numero uno sull'acqua. Allora, non ripetendo quello che già dice il modo eccellente, che la sua cavalino già descritto, qual è il quesito uno dell'approvazione e il quesito uno sull'acqua, parlo direttamente da come siamo arrivati al referendum sull'acqua. In effetti la società civile che ha raccolto 1,5 milioni di firme ha reso possibile il referendum e deve continuare a battersi per convincere circa almeno 25 milioni di italiani ad andare a votare per l'acqua per bene comune. Dopo anni di impegno, sussulto di gioia e grazie allo straordinario popolo dell'acqua che ci ha regalato in 2 mesi ancora 1,5 milioni di firme, la Corte ha approvato 2 dei 3 consigli per i calendari. Il primo, quello appunto con la scheda rossa, che afferma che l'acqua è un bene di non rilevanza economica. Il secondo, cioè il terzo, che però non corrisponde a quello con la scheda gialla, che è il secondo, che toglie il profitto dall'acqua. Che la Corte Costituzionale, piuttosto conservatrice, abbia colto queste 2 istanze è un piccolo miracolo. E questo grazie agli straordinari anche costituzionalisti che hanno appunto formulato e difeso queste istanze, da Rosa a Ferrara, a Matteia, a Lucarelli, senza dimenticare Ciani. Ma una grande vittoria rispetto alla cittadinanza attiva di questo paese, che diventa il nuovo soggetto politico con cui tutti i partiti dovranno fare conto. I cittadini si sono appropriati del diritto di esprimersi sui beni comuni, sui beni di loro appartenenza, sui beni che esprimono continuità funzionale all'esercizio dei diritti fondamentali. Si è dato tutto il significato e dignità all'articolo 1 della nostra Costituzione, ovvero il principio che assegna la totalità al popolo, cioè il popolo decide con il referendum. Questo è importante. Tutto questo apre una nuova stagione di democrazia, il cammino per riapprovarci dei beni che ci sono stati sottratti, e questo abbiamo ottenuto senza finanziamenti, senza partiti presenti in Parlamento e senza l'appoggio dei grandi media. Questo è ancora più straordinario della storia, la prima nel suo genere in Unione Europea. Ci ha fatto tanto ripensare di varie battaglie che anche in Spagna, dove i ragazzi stanno occupando le tasse. Questa per noi è veramente una grande vittoria e una grande rivoluzione che è successo in meno di 2 mesi. Dobbiamo ora lavorare per informare, sensibilizzare, per convincere 25 milioni di italiani ad andare a votare. Sarà una campagna referendaria molto dura, che è stata ancora molto dura, perché abbiamo davanti un sistema economico-finanziario che non può perdere l'oggetto del desiderio del XXI secolo. Loro blu, praticamente, che già scarsa e andrà sempre più scarseggiando per il riscaldamento del pianeta. L'acqua è vita, è un bene essenziale e insostituibile per la vita di ogni essere vivente ed è un diritto inviolabile dell'uomo l'accesso all'acqua potabile e a quella necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi. L'acqua è un diritto universale, inalienabile e indivisibile, che può essere tranquillamente annullato da quelli di cui fa riferimento l'articolo 2 della nostra Costituzione. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nella formazione sociale. Per questo dobbiamo organizzarci. Dobbiamo organizzarci bene con i comitati a livello provinciale, regionale, comunale. Dobbiamo imparare i processi democratici partendo dal basso, lavorando in rete e tenendoci tutti
crescita politica di privatizzazione è moralmente inaccettabile quando cerca di far domicili di elementi così vitali come l'acqua, creando una nuova categoria sociale, gli esclusi. Alcune multinazionali cercano di far domicili di beni della natura e soprattutto dell'acqua, possono essere legalmente padroni di questi beni e dei relativi diritti, ma non sono eticamente proprietari di un bene dal quale dipende la vita dell'umanità. È un'ingiustizia istituzionalizzata che crea ulteriore fame e povertà. In questi giorni, già attraverso tutto i media, vengono a fare un po' di esempio, giusto per dare qualche notizia, di quello che accade nel comune di Roma, che ha privatizzato il servizio idrico, e lo prendo come esempio, e prendo anche esempio il comune di Arezzo, dove si evidenzia questo aumento delle tariffe dell'acqua. E noi non è tanto che abbiamo oltre. Noi l'abbiamo presentato qui, a casa nostra. Ce l'abbiamo. E è inutile dire che il privato è quello che solleva o ci solleva dei problemi. Non è proprio vero. I problemi che c'erano prima della privatizzazione del nostro servizio idrico ci sono attualmente. Se noi andiamo sul nostro territorio, io non parlo del territorio di Aspino, vi posso garantire che in un metro e mezzo di condotta ci sono 8 cavate del trincere di Gerro, 8 cavate sono 8 strisce per giusto per riparare, quindi le dispersioni d'acqua sono notevoli e anche la qualità dell'acqua è quello che poi è ancora da vedere. Ma vi dico ancora di più. Non so se vi ricordate, un po' di tempo fa ci sono state dei grandi titoloni sui giornali locali che qua l'autogas aveva tagliato in mezza per le nostre forniture, circa 4.000 euro di debito e hanno deciso di interrompere. Beh, il nostro titolone, 4.000 euro di debito, pazzesco. Beh, vi dico di più, come cosa quello succede e quello che da affrontare con i responsabili del codaco. Sta succedendo che la cosa l'autogas sta dando i suoi crediti a una società di recupero crediti, la quale intima dal pagamento del credito entro 5 giorni, altrimenti c'è il distacco dell'utenza. Allora, premesso che anche era stato comunque grande, per scavare ciò la società di recupero crediti prende il 10% circa di oneri accessori per recupero crediti, io credo che non è necessario andare troppo lontano per dire ma forse domenica è meglio non andare a mare, perché la situazione che si è verificata a noi nell'intenzione del codaco, non stiamo parlando di queste cifre, stiamo parlando di pensionati ultra settantenni che per due bollette per caso non pagate nel 2009, stiamo parlando di un po' di anni fa, quindi ora si sono ricordati, mai fatta lettera di sollecito e ne hanno anche raccontato, si trovano in queste condizioni, dove non gli viene permesso di reintegrare del debito, ma gli viene permesso un altro atto, o paghi, così, circa 200-300 euro, non è che vi dico quanto è la pensione di una pensione sociale, no? Immaginiamo, sì, ce l'abbiamo per un'idea. E c'è un altro atto, un bollettino, tra l'altro io vi verifico quel se vi capita rivolgetevi a cosa, perché questo non è permesso. Quindi già il 10 abbiamo già per noi, penso che solo fare una postina, ma veramente noi abbiamo un incontro con i responsabili dell'autogas perché abbiamo chiesto dei chiarimenti e delle spiegazioni, perché l'ASA loro decide, loro fanno impresa, ma non possono fare impresa con un bene che è necessario per la sopravvivenza dell'umanità. Chiudo alla conclusione, non voglio prendere tempo agli altri, quindi presumo che credo che chiunque sia qui e che ricorda sia la Repubblica o sia un semplice cittadino deve porsi sempre per ogni atto, azione, condizione che conti la seguente domanda. Mio figlio, il figlio di mio figlio e i figli di chiunque
perché ci stanno sottraendo